al termine del primo lato lungo del nono giro, e quando lo effettueranno sarà la prima volta che uomini e donne si ritroveranno probabilmente sullo stesso lato, per cui a distanza di circa 500 metri. Distacco ancora sensibile quando mancano meno di 5 km di gara, per cui un distacco in cui è difficile prevedere cosa potrebbe succedere, anche in base a che tipo di accelerazione metteranno in acqua gli uomini e se le donne si fideranno ad attendere il momento o procederanno per una gara solitaria, perché tutto lascia presupporre anche questa possibilità. Potrebbe essere fondamentale muoversi, cioè sarà fondamentale muoversi in maniera corretta per le ragazze, per evitare di sprecare energie che potrebbero essere vanificate da un aiuto dall'arrivo del gruppo maschile. Davanti Axel Raymond, classe 1994, 27 anni per lui, abbiamo detto due volte campione del mondo nel 2017 e nel 2019, e due volte campione d'Europa nel 2014 e nel 2016, sempre nella 25 km. Ha partecipato a questi europei nella 10 km, comportandosi anche relativamente bene, settimo nella 10 km vinta da Gregorio Paltrinieri. Beh, senza dubbio uno dei grandissimi nomi del mezzofondo francese. Sono dei nomi abbastanza statici nel corso, che nel senso che li vediamo nel corso degli anni fissi. Non c'è una grande alternanza al vertice nel nuoto di fondo, anche d'altronde gli azzurri, uno come Ruffini, sono tantissimi anni che gareggia ad alto livello, lo stesso Furlan eccetera, però abbiamo una base di rotazione dietro di atleti che riescono magari a inserirsi non per tantissime stagioni, ma quando arrivano sono sempre pronti per farsi vedere a livello internazionale. C'è una differenza di profondità del nuoto italiano rispetto a quello francese, con dei risultati di vertice spesso molto simili. Primo risultato ufficiale in un evento internazionale per Ruffini è un nono posto nella 5 km nel 2009, quindi parliamo di 12 anni fa per Simone Ruffini, che è dell'89, quindi una grande esperienza per lui. Sì, sono anche specialità in cui è francamente difficile inventarsi qualcosa, devi allenarti, devi allenare tanto, non è come nel caso della velocità in cui ogni anno puoi inserire alcuni elementi per diciamo di distrazione, preparazioni alternative, potenziamento a secco o altro. Qui le ore passate in acqua sono sempre tantissime, questo rende ancora più complicato e ancora più lodevole il fatto che atleti come Ruffini rimangano al vertice, o la Bruni, chi per 12, chi per 15, 16 anni. La Bruni, l'abbiamo ricordato nel corso delle gare femminili, insomma il suo esordio l'ho avuto proprio qui a Budapest nel 2006, quindi 15 anni, lei stessa ha detto ho i brividi quando ci penso, 15 anni ad altissimo livello per Rachele Bruni, ha portato via da questi europei due medaglie, una d'argento e una di bronzo, una d'oro e una di bronzo. Esatto, di fatto ha passato metà della vita, metà della sua esistenza fino adesso come atleta di vertice europeo e mondiale. Non è male, No, decisamente no. Una grande costanza, e questo va dato merito anche a chi la segue, agli allenatori che l'hanno seguita nel corso del tempo, nel saperla capire, interpretare, aiutare, supportare, eccetera, eccetera, perché è chiaro che i risultati aiutano moltissimo, ma l'allenamento è una fase lunga e spesso nascosta. È quello che fai durante l'allenamento che crea e fa di te un grande atleta, e sono momenti di silenzio, sono momenti di grande fatica, talvolta di difficoltà, ripetuti oltretutto nel tempo, non semplici talvolta da affrontare. Un po' di natura intorno. Sì, sulle sponde del Lago Lupa, stavo guardando, allora la Bruni sarà la nostra unica rappresentante a Tokyo per il nuoto in acque libere, mentre da Guangzhou 2019 sono venute fuori dalle prime 10 posizioni della gara maschile soltanto lo statunitense Vili Moschi, per il resto sono 9 europei.
c'è più varietà nella gara femminile, sì. Dalla 10 km femminile di Guangzhou, Cina, Stati Uniti, Australia, Brasile. E Brasile. Guangzhou, medaglia d'oro la cinese Xin Xin, medaglia d'argento l'americana Anderson, medaglia di bronzo Rachele Bruni. Peccato non aver trovato il secondo pass a Guangzhou nella gara femminile, ma comunque avremo una degna rappresentante come Rachele Bruni a Tokyo. Invece due rappresentanti nella gara maschile, Paltrinieri e Sanzullo. Eccola qui in testa Elea Linka per la Germania. C'è stata delusione comunque per la mancata qualificazione della Bridi, che ai tempi si allenava ancora con Rachele Bruni. Le due erano seguite da Fabrizio Antonelli. La Bruni poi si è spostata quest'anno ufficialmente a fine novembre con Emanuele Sacchi, con una grande collaborazione peraltro tra i due tecnici, che si conoscono e si stimano. Addirittura Fabrizio Antonelli all'inizio della sua carriera come allenatore spesso è andato a seguire gli allenamenti di Sacchi per capire cosa stesse facendo e cosa poteva imparare. Duna Arena, Tuffi. Andreas Larsen, triple mezzo, ritornato raggruppato, coefficiente 3,2. Peccato Andreas, questo è il tuffo che per lui è facilissimo, però ha talmente tanta rotazione che anche aprendolo in carpiatura continua. Peccato, l'ha sporcato leggermente, poteva sfiorare gli 8. 60,80 è settimo, davanti a lui sesto Giovannini, dovrebbero, anzi rimarranno sicuramente nei 12. Linea al nuoto. Elea Linka in testa per la Germania all'intermedio dei 19.250 metri, quindi siamo nel corso dell'ottavo giro per ciò che riguarda la gara femminile. Ma sono ancora tutte lì, comprese le nostre azzurre, Veronica Santoni e Barbara Pozzobon. Anche Lara Grandjean si è ripresa dopo due momenti di difficoltà. Lara Grandjean è comunque lì tra le prime nel gruppo delle migliori, almeno quasi 3 ore e 50 minuti di gara per le donne, che sono rimaste ufficialmente in 13 dopo il ritiro di Océane Cassignol e di Jeanette Spiwox. Ancora non abbiamo avuto comunicazioni ufficiali sul ritiro della Sterbova per la Repubblica Ceca. Sì, si è ritirata la Sterbova, quindi sono in 12 adesso. Cassignol che sta scavando nell'anima dietro un wakeboard, un fuori programma che ci mostra le potenzialità e le attrazioni del posto nella parte posteriore rispetto alla lingua Paltrinieri. Ti piace la lingua Paltrinieri? Sì. Ormai è battezzata così, come una curva di un circuito di Formula 1. Esattamente. Se vuoi linea, se vuoi togliere il termine lingua, lo accetto. Vedi tu. Comunque buona l'azione della Linka, che a un certo punto è comparsa dal gruppo per dar manforte a Lea Boy, e adesso è al comando da un bel po' di tempo, da un paio di giri almeno. Sta spendendo però anche parecchio, e si vede come in questo lato abbiamo avuto un'anticipazione nella gara maschile dei 5 km, quando sale il vento arriva sempre da questa direzione e rende il lato di rientro al tratto finale alquanto impegnativo, perché hai una corrente di superficie formata dalle onde opposta, e questo fa sì che l'atleta davanti consumi veramente parecchio ed è un po' difficile interpretare. Sarebbe saggio da parte sua magari richiedere ancora un'alternanza, ma evidentemente quando entra il furore agonistico si va e si ragiona un po' meno. 150 metri circa al giro di boa che porterà al
rettilineo verso la conclusione dell'ottavo giro per le donne. Un'occhiata anche a occhio nudo alla gara degli uomini, che dovrebbero entrare adesso sul lato lungo che stanno percorrendo le donne, e vedremo anche a occhio nudo se avranno guadagnato qualcosa rispetto ai 500 metri che avevano di distacco dal gruppo femminile. Andiamo alla Duna Arena. Settimo e nono i due azzurri, Giovannini e Larsen, questo è il britannico Noah Williams, quadruplo e mezzo avanti raggruppato, coefficiente 3,7, quinto della classifica. No, niente, peccato. Se vediamo la spinta, arriva perfettamente con i piedi in punta. Qui non c'è il trampolino, però sicuramente la partenza era molto dritta. Vedete la raggruppatura non propriamente stretta e perde qualcosa nella parte finale. 49,95 per Williams, che scivola un po' indietro in una classifica guidata da Dale su Minibai e Fessereda. Adesso però arriva Bondar, che prova sparigliare un po' tutto, quadruplo e mezzo avanti raggruppato anche per lui, 3,7 il coefficiente di difficoltà. E questa è tutta un'altra musica. Sì, come abbiamo già detto, Bondar fa questi tuffi fantastici, non pulitissimi. Andiamo a vedere qui la raggruppatura, non propriamente perfetta, però che entrata. 88,80, secondo posto alle spalle di Daley, fa scivolare Giovannini al nono e Larsen all'undicesimo, linea al nuoto. Linka e Lea Boy sempre davanti con Anna Olas e anche la sua compagna di nazionale Kata Somenek Onon, subito dietro. La Grandjean si è ripresa, ottima la gara anche di Ekaterina Sorokina, ma nel gruppo delle migliori vedo sia la Santoni che la Pozzobon. Stanno per arrivare al giro di boa, eccolo qui, per concludere l'ottavo giro. Ma gli uomini invece stanno per arrivare all'intermedio del nono giro. Mi facevi segno, Luca, probabilmente non ce la faranno. No, non rientrano le donne. Per quanto possa essere feroce l'accelerazione finale, lo sprint, eccetera, è una prima 25 in cui non ci sarà ricongiungimento, questo a dispetto delle nostre considerazioni sul percorso un po' più corto. Nonostante il percorso un po' più corto, non c'è modo di recuperare sulle donne, che hanno impostato da subito una gara abbastanza rapida e hanno riposato leggermente tra il decimo e il quindicesimo chilometro, però poi hanno impostato sempre un ritmo regolare, spiazzando un po' quello che è il canovaccio classico delle gare sulle 25 chilometri. Ultimi 3250 metri per gli uomini che sono passati all'intermedio del nono giro. Axel Raymond sempre in testa, ma Furlan, Occhi Pinti e Ruffini sono lì insieme al francese buono Bottelier, l'olandese Bottelier, ma anche i russi Sadikov e Abrosimov. Andiamo ancora alla Duna Arena da Stefano Bizzotto per i tuffi. Anche per il doppio mezzo indietro carpiato con un avvitamento e mezzo, coefficiente 3,2. Nono posto con una manciata di punti di vantaggio sul primo degli esclusi, Parazic, lo svedese. Bravo Riccardo, questo volevamo, non c'è stata l'entrata pulitissima, ma guardate, ha spinto verso l'alto, ha cercato tutta la parabola corretta, è mancata l'entrata pulita, però veramente un'ottima gara eliminatoria. 67,20 dovrebbe essere in finale, linea al nuoto. Poco più di 4 ore di gara per gli uomini, che hanno superato da poco l'intermedio del nono giro e lo stanno anche per concludere. Tra circa 600 metri saranno all'arco del nono giro, poi sarà ultimo giro e
non andranno più verso sinistra ma verso destra, verso la piastra che porta al risultato ufficiale. Sempre bella l'azione di Axel Raymond, molto attento Matteo Furlan che si è messo dietro al francese e sta tenendo esterno rispetto alla scia diretta il russo Abrosimov. Molto bene anche Occhi Pinti dietro proprio a Furlan, un leggermente più attardato ma solo di un paio di posizioni invece Ruffini. E qui siamo passati alla gara femminile. Elea Link e Lea Boy andranno a chiudere in testa anche questo ottavo giro, quindi 20 chilometri tra poco completati anche per le donne. E qui si è un po' sgranato il gruppo. Il gruppo ha perso progressivamente di densità e insomma abbastanza prevedibile in una gara così lunga, mancano ancora 5 chilometri, un'eternità per le ragazze. È una gara che sta trovando un copione insolito, in cui le tedesche stanno tenendo il ritmo e in cui le azzurre mantengono molto bene la loro posizione, sono rimaste copertissime fino a questo momento. Quindi una bella prova, questa è inquadrata un attimo fa, era Barbara Pozzoboni al rifornimento. Tuffi. Per mezzo indietro Carpiato, coefficiente 3,6, prima di lui ha finito bene la sua eliminatoria al Romeno Popovici, che rivedremo sicuramente in finale. Daley, primo della classifica, potrebbe anche accarezzare la quota 500. Invece non ci arriverà, complice un 3,5 indietro abbondante. Sì, diciamo che non aveva la necessità per realizzarlo perfettamente. Abbiamo visto veramente molto bella la spinta, ottima l'apertura. Peccato nella parte finale, leggermente abitato, abbondante. 75,60 per Daley, chiude a 482. Sereda, doppio mezzo indietro Carpiato con un avvitamento e mezzo, 3,2 il coefficiente. Lui era primo, scivolato al quarto posto. Classifica, come dire, molto liquida in questa eliminatoria, dove i grandissimi non hanno dovuto premere più di tanto sul pedale dell'acceleratore. Sereda, avvitamento indietro. Questo è un tuffo, diciamo, che vedremo ancora per poco per questa atleta. Volevo chiedertelo, immagino, non può non avere in cantiere un avvitamento in più. Assolutamente, lo esegue molto bene, molto elegante, però manca ancora qualche cosa sul coefficiente. 78,40, andiamo al nuoto di fondo. Siamo quasi alle 4 ore di gara anche per le donne e intanto davanti sono rimaste di fatto in 8, perché con un discreto ritardo sono passate sotto l'arco dell'ottavo giro, quindi ai 20 chilometri anche la Novikova, la Enkner e purtroppo anche la nostra Veronica Santoni. Esatto, non ha retto al ritmo impostato fino a questo momento soprattutto dalle tedesche, ragazze che nuotano ancora costantemente al di sotto dei 20, dei 30 minuti in questo frangente. L'Azzurra adesso cerca di andare via rispetto alle compagne che si ritrova nell'avventura, però ha maturato uno svantaggio troppo sensibile a questo punto della gara per ipotizzare un suo ricongiungimento. Ultimi due giri per le donne. Anche la terza ungherese fa parte di questo gruppetto, Luca Vaz, mentre davanti abbiamo visto come sia invece molto consistente l'azione delle sue due connazionali, la Olas e anche Somenek No Onon. Siamo passati adesso sulla gara maschile. Ci sono un paio di ritardatari rispetto al gruppone con Axel Raymond al comando. Ultimi 150 metri prima della conclusione del nono giro, si entrerà dunque nell'ultimo giro di questa gara interminabile, 25 chilometri. Qui ci sono due italiani in lotta con l'olandese Lars Bottelier, unico rappresentante dell'Olanda a livello sia maschile che femminile.
e che devo dire si sta comportando davvero molto bene. In seconda posizione adesso Bottelier dietro a Axel Reymond. Esatto, un Bottelier che ha approfittato di questo momento di controllo da parte di Furlan, che si è guardato in giro più e più volte e ha deciso di far sfilare appunto l'olandese e rientrare in terza posizione. Non è ipotizzabile il perché di questa scelta, in ogni caso sono ancora molto tranquilli, si è visto dal rallentamento di Furlan e dal insomma come gli altri non andassero così più veloci, che il ritmo in realtà della maschile è, a dispetto dei 2 chilometri al mezzo all'arrivo, ancora tranquillo. Sono in 12 adesso in lotta per la vittoria. Vedo ancora tra i migliori 12 Kozubek senza cuffia, facilmente riconoscibile. Axel Reymond sta per chiudere sempre in testa il nono giro, quindi ultimi 2500 metri che cominciano in questo momento. Ruffini intorno all'ottava posizione, Occhipinti in quarta, quinta, per cui rifornimento, vediamo chi lo effettuerà, non è scontato che venga effettuato il rifornimento a 2.5 alla fine, ma direi che tutti vadano a cercare ancora un po' di energie per gli ultimi 2,5 chilometri, si sente anche il freddo in questo, sicuramente ha già recitato un ruolo importante. E poi di nuovo direi Axel Reymond che rientra in piena marcia al comando. In ottima posizione gli azzurri, Furlan terzo, Occhipinti e Ruffini rispettivamente quinto e sesto. Italia che può giocarsi fino all'ultimo a questo punto le proprie possibilità di andare a medaglia e rimpinguare il medagliere azzurro già ricco con 6 medaglie nei 3 giorni di gara precedenti, sempre a medaglia in ogni gara l'Italia. Axel Reymond guida il gruppo della 25 km maschile giunta all'ultimo giro, ultimi 2500 metri per gli eroi del nuoto di fondo, del nuoto in acque libere, impegnati nella gara più dura, la più lunga, la distanza più lunga, 25 km, più o meno come fare 4 volte andata e ritorno lo stretto di Messina, anche qualcosa in più. Non ti facevo un esperto delle gare in acque libere. Stretto di Messina che viene ancora effettuata come, anche come competizione, un super classico delle gare italiane, e quindi affascinante da nuotare per atleti di tutte le età, di tutte le categorie, appartenenti ovviamente al nuoto agonistico, i cosiddetti master. 4 ore e 12 minuti e c'è un altro ritiro e si tratta di Jules Vallard, il francese Jules Vallard che era stato tra i migliori nella prima parte di gara, non ce l'ha fatta a tenere il ritmo del gruppo dei migliori. Avevamo visto che c'erano stati 2 o 3 ritardatari rispetto al gruppo guidato da Axel Reymond e quindi dopo quello di Dracev arriva anche il ritiro di Jules Vallard. Rimane saldamente in gara l'olandese che ha perso la cuffia o si è tolto la cuffia per quest'ultimo giro e poi in terza posizione Furlan, dietro una spalla a spalla tra Occhipinti e uno dei due russi, vado a recuperare il nome, è Sadikov, cuffia nera per Sadikov. Andiamo ai tuffi. Andreas Larsen quadruplo e mezzo avanti raggruppato, coefficiente 3,7. Errore purtroppo. Allora, 57 punti per andare a prendere Parazic, che era il primo degli esclusi. Siamo lì, è un tuffo che lui ci ha fatto sferare. Niente. Anche i 90 punti. Lo so, guarda il team event, 49,95. Ho paura che Larsen... Non lo so, aspettiamo la fine. Possa anche non entrare. Andiamo al fondo. Il rifornimento dell'olandese Lars Bottelier... prima di affrontare l'ultimo giro
Siamo nel primo lato lungo dell'ultimo giro per gli uomini, dunque mancano circa 2000 metri secondo le misurazioni ufficiali, noi ci atteniamo a quelle, abbiamo più volte notato nel corso di questo, di questa telecronaca, come probabilmente anche a giudicare dai tempi il percorso sia leggermente più corto rispetto ai 25 chilometri. Sì, si andrà complessivamente a una gara da 4 ore e 35 minuti per gli uomini, quasi mezz'ora più veloce rispetto allo standard di queste gare. E questo non cambia granché, perché insomma la selezione che doveva essere fatta viene fatta. La gara è dura lo stesso, chiaramente si stacca dal gruppo Martin Straka, l'abbiamo ovviamente riconosciuto dalla cuffia molto appariscente, quella della Repubblica Ceca. Siamo alle battute finali di questo europeo del fondo, in attesa poi di cominciare da domani con il nuoto in vasca. Bilancio per i colori azzurri che non può che essere super positivo, con i tre ori conquistati nelle gare maschili, e ancora c'è da vedere, da scoprire, e lo scopriremo tra poco, se arriveranno medaglie e di quale metallo nella gara maschile. A livello femminile, dietro a una inarrivabile, irraggiungibile Van Rovendal, comunque ci sono delle ottime risposte da parte delle componenti del gruppo femminile azzurro, quindi bilancio assolutamente positivo. L'Olanda a Glasgow 2018 aveva vinto il medagliere con 4 ori, un argento e un bronzo. L'Italia come numero di medaglie ha già fatto meglio. Che sia stata una spedizione vincente, questa va al di là dei risultati della 25 che stiamo vedendo adesso. Non è in seconda posizione l'olandese, comunque mi sono confuso, non sono ancora riuscito a capire chi sia attualmente in seconda posizione. In terza sicuramente Furlan, in quarta sicuramente Occhipinti, che sta lottando con Sadikov. Faccio un po' fatica a trovare anche Ruffini, che dovrebbe essere in chiusura di questo gruppo. La cuffia bianca di Ruffini l'abbiamo vista diverse volte durante la gara, adesso faccio proprio fatica a identificarlo in un movimento di insieme che si sta muovendo, in un gruppo che si sta muovendo a un ritmo decisamente diverso. C'è un po' di confusione, c'è ricerca della posizione, c'è la chiave adesso di questa 25 negli ultimi 2,5 chilometri. L'olandese Bottelier tra i migliori, comunque un'ottima prova per lui, classe 97, nessun risultato di rilievo per Bottelier, quindi grande occasione per lui. Comunque l'Italia è lì nelle prime quattro posizioni con Occhipinti e con Furlan. Furiosa lotta di Occhipinti con Sadikov, proprio furiosa perché sono spalla a spalla e cercano di entrare nella scia diretta, in quarta posizione sostanzialmente appaiati. Andiamo alla Duna Arena, Stefano Bizzotto per i tuffi. Due atleti a completare questa eliminatoria, Alexander Bondar il secondo della classifica, doppio mezzo indietro Carpiato con due avvitamenti e mezzo, coefficiente 3,6, lo stesso tuffo che poi eseguirà il tedesco Eichermann, che a noi interessa da vicino, poi vi diciamo perché. Bondar a chiudere una signora gara. E conclude molto bene, diciamo che può giocarsi anche lui, non dico il primo posto come Tondal in una finale perché è inarrivabile, però ha fatto tuffi che rasentano la perfezione. Beh, comunque finisce a meno di 4 punti dal britannico e quindi potrebbe anche giocarsela. Adesso manca Jaden Eichermann, Germania, stesso tuffo per il tedesco, 3,6 il coefficiente. In questo momento Andreas Larsen è 12° per scavalcarlo. Eichermann dovrà fare 53 punti, coefficiente 3,6, è chiaro che gli consente anche un discreto margine di errore. Sarebbe veramente una delusione visto il Larsen osservato nel team event.
Non è un buon tuffo, il coefficiente è alto, vediamo, il dispiacere più grande soprattutto per Larsen che fa un quadro per mezzo avanti pazzesco. Difatti è fuori per meno di 5 punti, 57,60 per Eicherman che entra come dodicesimo, Giovannini decimo e torniamo al nuoto. Gara maschile alle 4 ore e 19 minuti di svolgimento, c'è in testa Axel Raymond in seconda posizione, senza cuffia c'è l'olandese Lars Bottelier e mi sembra di aver visto senza cuffia anche Simone Ruffini, ecco perché non riuscivamo ad individuarlo con la sua cuffia bianca, probabilmente ha perso o si è tolto la cuffia Simone Ruffini che è sotto, che è nelle retrovie di questo gruppo che adesso si sta ulteriormente sfaldando. Senza cuffia anche Matej Kozubek che adesso si è anche un attimo fermato, probabilmente la fatica di voler essere in testa nella prima parte della gara adesso si fa sentire. Momento fondamentale questo perché il gruppo dei 5 si sta staccando, nei 5 ci sono due italiani, Furlan e Occhipinti, rispettivamente terzo e quarto, quarto pari merito con Sadikov Occhipinti. Pinti, quindi gara che entra nel vivo con un taglio sembra apparentemente definitivo nel gruppo dei 5 che andrà a giocarsi le medaglie e chi dietro dovrà accontentarsi di posizioni minori. Siamo a circa 1700 metri dal traguardo di questa 25 km, Axel Raymond in testa con Lars Bottelier in seconda posizione, terzo Matteo Furlan. Sbraccia molto Furlan, non ha una grande aderenza all'acqua, però rimane costantemente in gara e sappiamo quanto sia bravissimo a muoversi nella bagarre finale, però Occhipinti probabilmente cercherà una soluzione più esterna rispetto al gruppo, più libero da eventuali contatti, campo nel quale si trova molto bene il Veneto e meno lui. Eccolo qui il gruppo sgranato, tentano di rientrare i 5 o meglio i 4 che sono rimasti attardati, sembra tardi però. E sembra Ruffini peraltro a cercare di fare il forcing per ricucire questo strappo, ce la può ancora fare perché è ancora in parziale scia in questo momento, quindi è da sfruttare come ultima possibilità, ora o mai più, e ci sta mettendo dentro le gambe, bravo, molto bravo. E questo forcing degli uomini potrebbe portarli al ricongiungimento con le donne che stanno ancora completando l'ansa che le porterà al terzo lato lungo del loro nono giro e quindi potrebbe esserci anche il ricongiungimento, molto difficile che avvenga perché gli uomini sono all'ultimo giro. Sì, nel pieno vivo della gara col canneto dietro, immagine suggestiva con Axel Raymond che si è fatto di fatto carico del peso del suo ruolo, della responsabilità di essere l'atleta atteso alla vittoria con un forcing in realtà molto costante, molto calibrato, comunque come l'atleta che di fatto si è portato davanti a impostare il ritmo, a scegliere le traiettorie, a guidare il gruppo. Intanto c'è una Rachele Bruni qua sugli spalti che sta facendo video, si sta divertendo, per lei è giorno di riposo oggi dopo le fatiche della 10 km e della staffetta mista, sta facendo social media e anche il tifo chiaramente per i suoi compagni di nazionale. Sono rientrati, sono entrati in 7. Sì, ora sono in 7 con anche Simone Ruffini senza cuffia. In attesa di conferma. In sesta posizione, sì. Adesso chiaramente cercheremo la conferma di quanto abbiamo visto rispetto a Simone Ruffini, 4 ore e 23 minuti al giro di boa. Per affrontare il piccolo lato corto da 180 metri, poi ancora 246 metri, il giro di boa che porta all'ultimo lato lungo di questa lunghissima 25 chilometri.
ed è incredibile come una gara così lunga rimanga con un gruppo sostanzialmente compatto, comunque con un arrivo in volata, a dimostrazione del livello tecnico degli atleti mostruoso, dell'altissima preparazione. Si torna temporaneamente sulle ragazze, viene raggiunta la seconda italiana dal gruppo degli uomini, Veronica Santoni, in fase di doppiaggio sta, viene doppiata in questo momento, però è chiaro che quando sei così in difficoltà è difficile ipotizzare che possa inserirsi, però potrebbe creare un po' di confusione all'interno del gruppo, anche se è molto larga, probabilmente cercherà adesso di stringere per prendere una scia. Eccola che si muove. Alessio Occhipinti e Matteo Furlan sono lì insieme a Raymond e a Bottelier. Alessio Occhipinti, medaglia di bronzo a Guangzhou, campionati del mondo romano, classe 96, allenato da Emanuele Sacchi. Alessio Occhipinti, gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Miglioramento incredibile tra 2018 e 2019 per Alessio Occhipinti, è stato sedicesimo nella 25 km degli europei di Glasgow. E ci raccontava proprio Emanuele Sacchi dei difficoltà caratteriali di questo ragazzo, molto timido, molto riservato, grande lavoratore con delle prestazioni in allenamento altissime, spesso delle difficoltà a trasformarle in gare di stessa identica efficacia. Particolare che è stato però sfatato nelle gare in acque libere, e come molti tecnici sottolineano, il tipo di tensione è diversa nelle gare in acque libere, si riesce talvolta a ottenere risultati incredibili anche da atleti che hanno maggiore difficoltà in piscina. Gara che si sta spezzando anche tra le donne. Eh sì, 21.750 metri, quindi penultimo intermedio per le donne, 3.000 metri poco più anche per loro per concludere questa gara. Si è spezzato il gruppo con la Boy davanti, però la cuffia mi sembra nera così da lontano, quindi dovrebbe essere Lea Linca ad essere scappata via, a meno che non fosse fuori dall'inquadratura la Boy, Lea Boy, eccola qui con la cuffia bianca della Germania. Per la Germania sono rimaste in gara soltanto Lea Boy e Lea Linca, e puntano a salire tutte e due sul podio, avendo condotto il gruppo per veramente buona parte della gara, soprattutto la seconda parte della gara femminile. Poi davanti, Linca dietro, come tu dicevi, questo è la Olas. È la Olas, Anna Olas. E quando ti attacchi è ritiro immediato, c'è la squalifica, non ti puoi appoggiare a nessun sostegno fisso, per cui la sua decisione di ritirarsi è evidente. Davanti azione sembra quella decisiva della Boe, però abbiamo visto anche in gare più brevi con meno imprevisti, come una fuga da lontano, in realtà riservi molte sorprese. L'abbiamo visto con la Van Rovendal nella prova dei 10 km, sembrava ormai essersi involata ai 7,5 km e in realtà è stata poi riassorbita, ma con la capacità di sprintare ulteriormente. Ecco Anna Olas. Eccola qui, Anna schienata. Olas ritirata dalla 25 km proprio in dirittura d'arrivo, o meglio, mancavano soltanto 3 km rispetto ai 25, no, rispetto ai 22, soltanto un po' esagerato, però effettivamente dopo averne percorsi 22 è davvero un peccato per Anna Olas. Che evidentemente non ne aveva proprio più. Esatto, Somenek Onon, la seconda ungherese, rimane invece in terza posizione dietro la coppia tedesca. In quarta posizione, o nel gruppetto delle tre appena dietro, c'è anche Barbara Pozzobon, per cui da capire quale sia la sua posizione, la vedremo anche qua fra pochissimo nel rettilineo finale. Mentre davanti, esatto, ai maschi è ancora lui, bella azione, un bel nuoto quello di Axel Raymond, niente da dire. Campione del mondo due volte, campione europeo due volte, cercava la tripletta dopo il 2014 e il 2016, ma è stato battuto da Razowski a Glasgow nel 2018. Axel Raymond. Condizione mostruosa quella di Razowski nel bacino di Glasgow,
vicinissimo a vincere tutte e tre le prove. Rubaudo, Sacchi a incitare i ragazzi, adesso avremo la conferma o meno della posizione di Ruffini appena ci daranno questa rilevazione cronometrica, anche se c'è stato un bel po' di confusione per quanto riguarda la classifica femminile in questa occasione. Però... Allora, a 750 metri dall'arrivo c'è Axel Raymond davanti, Bottelier in seconda posizione, poi a quanto pare sono tutti e tre gli azzurri in gara per il podio: Furlan, Occhipinti e Ruffini. Ruffini senza cuffia in quinta posizione, bravissimo a ricucire lo strappo mentre sale sempre di più l'azione di Axel Raymond dietro al gancio letteralmente Bottelier. E anche per Furlan, insomma, grande attenzione per capire che non scappi via, che non faccia un'azione Paltrinieri il francese, scappando via lontano da appunto quasi 700-800 metri al termine. Sulla sinistra del teleschermo avete visto le donne attardate, compresa la Grandjean, riprese dagli uomini. Guarda come vanno a cercare le posizioni qua. Non devono però dare fastidio più di tanto nel ingresso in fase di sci, allungheranno oltretutto il gruppo dei maschi, magari permettendo anche una potenziale scivolo in avanti dei maschi che erano stati staccati in quest'ultima tratta. Ha riperso un po' di terreno Ruffini in questo momento senza cuffia, c'è un po' di luce tra gli ultimi due azzurri, cioè Occhipinti e Furlan, che chiudono il gruppo di colore che cercano una medaglia, guidato da Axel Raymond. Sembrano in cinque adesso a giocarsi le medaglie, con due italiani dentro, Occhipinti e Furlan. Un minimo di vantaggio in questo momento il francese, dalla distanza da dove siamo noi si vede un minimo, difficile identificare. Scappa, eccolo, via Raymond. Infatti ha quei due metri tra piedi e testa, due metri, tre metri forse adesso, con una nuotata molto arrangiata da parte di Bottelier, che proprio al gancio nel tentativo estremo di rimanere lì se ne deve accorgere Furlan adesso, o adesso non riesce più a rientrare. Axel Raymond sta per girare l'ultima boa, poi saranno circa 250 metri per raggiungere il traguardo di questa 25 km maschile, e sta prendendo il largo Axel Raymond per la medaglia d'oro, e sarebbe la terza medaglia d'oro in carriera in un campionato europeo. Molto bella, molto completa, molto fluida la sua azione, un super stile libero anche in considerazione di quanto ho notato prima, la distanza. C'è tanta classe in questo atleta, tanta capacità di vincere, e qua si sente sicuro e se ne va sempre di più. Attenzione, perché Furlan ha capito la situazione, è uscito allo scoperto, si è messo davanti a tutti Raymond. Sembra difficile adesso andarlo a riprendere quando mancano 180 metri al termine di questa gara. Furlan è andato intanto a riprendere Bottelier e si piazza in seconda posizione al momento. Sì, con un ottimo passo, un Furlan a piena gambata, guarda come spinge, e ha letto forse un po' tardi, ma l'ha letto bene, c'è ancora tempo di rientrare, c'è ancora la possibilità di farlo. Un Furlan che ha una formidabile rush finale, certo adesso sta consumando tantissimo, ma lo stesso vale anche per chi sta davanti. E c'è anche Occhipinti, vedo la cuffia di Occhipinti dietro a Furlan, quindi attualmente a 150 metri dal traguardo ci sono due azzurri sul podio. Serremon intanto, ma sta rientrando Furlan, piano piano, eccolo, furiosa l'azione dell'azzurro, bravissimo, e dietro di lui l'ungherese, e poi Occhipinti in quinta posizione. Però stanno andando... No, no, corretto, sono l'ultima boa. Ultima boa, sì, sì. Ecco, adesso credo che... Si stanno confondendo, chiedo scusa, ho confuso la gara femminile con quella maschile, con le donne che sono indietro, in ritardo, e che chiaramente si confondono con gli uomini. Mancano adesso 250 metri per gli uomini, con Raymond che ha girato in testa l'ultima boa e adesso andiamo conduce, ma di poco, con...
poco vantaggio su Furlan. Vogliamo un'inquadratura più larga, Furlan che sta cercando insistentemente la vittoria ormai da diversi anni, capace di attaccare come un falco nelle ultime fasi di gara, di rientrare da posizioni impossibili. Eccolo. E qua ha fatto un forcing mostruoso, ma rimane non ancora a contatto con il francese. Si scompone anche un po' nella nuotata, dietro attenzione perché è russo dietro di lui. E Abrosimov in terza posizione al momento. Eccolo qui il riepilogo anche in grafica della situazione: Raymond, Furlan, Abrosimov. Adesso mancano 200 metri al traguardo, sempre il campione del mondo in carica Axel Raymond in testa alla ricerca della medaglia d'oro. Fantastica azione la sua, fantastica la risposta dell'azzurro. Non doveva perdere quella posizione Furlan, è stato forse un po' ingenuo nel farsi scavalcare da Bottelier. Ricordiamo ancora in maniera molto viva il momento in cui si è fermato e proprio ha deciso di farlo andare avanti, e si è rivelato un errore clamoroso. Adesso sta cercando di porre rimedio, ma Axel Raymond nuota in maniera meravigliosa quest'ultima parte di gara e continua a spingere con grande efficacia senza apparenti segni di cedimento. Dietro un ottimo Furlan alla ricerca della quarta medaglia in questo europeo di nuoto. La Francia, dopo i due argenti di Marc-Antoine Olivier sia nella 5 che nella 10 km, dopo il bronzo di Océane Cassignol nella 5 km, cerca l'affermazione più importante la squadra transalpina grazie a Axel Raymond, che può centrare la medaglia d'oro. Entrerà nelle boe del rettilineo finale, quello che porta al traguardo in testa Axel Raymond, ma c'è ancora da lottare per Matteo Furlan. Forse è troppo tardi per andare a prendere Axel Raymond. Quello sì, deve difendersi adesso. Decine di metri per Raymond, sì, deve difendersi da Abrosimov adesso Furlan. Alfa con grande classe, ancora in piena spinta, bella gambata, deve stringere un attimo la corda per non farlo passare, non farli guadagnare davanti a Raymond. E poi il nostro azzurro stringe Furlan, non può passare Abrosimov, intanto va a vincere il titolo europeo Axel Raymond per la Francia. È una lotta senza quartiere tra Furlan e Abrosimov. Furlan medaglia d'argento, Abrosimov medaglia di bronzo, si danno il 5 l'azzurro e il russo. Un'altra medaglia per l'Italia è d'argento ed è di Matteo Furlan. E poi quarto posto per Occhi Pinti, sesto posto per Ruffini, direi nel tocco al photo finish con Bottelier. Una grande partecipazione di squadra, una bellissima volata quella di Furlan, di intelligenza, ha tenuto dietro a Abrosimov, l'ha spostato destra-sinistra, l'ha chiuso, l'ha messo in diagonale, non gli ha permesso letteralmente di passare. Il risultato buono, ma brucia non essere sul podio per poco. Senza dubbio, anche perché ha fatto una gara d'attesa e quando è stato il momento di spingere non è riuscito a venire fuori con la sua classica progressione. Recriminazioni certo, ma credo che sia stato anche molto onesto nel disegnare quella che è una prova che l'ha portato in un'ottima posizione, vero, però con non dico una resa, ma una consapevolezza di essere concretamente il numero 4 in questa prova. Concluderà abbondantemente sotto le 5 ore Lea Boy la sua fatica prima di mettersi al collo la medaglia d'oro di campionessa europea. Una grandissima gara per la tedesca, è sempre stata tra le prime insieme anche alla sua compagna di squadra Elea Linka, soprattutto nella seconda parte della gara, quindi negli ultimi 15 km più o meno, sempre tra le migliori. Poi a un certo punto è scappata via e nessuna è riuscita a tenere il suo ritmo. Entra nelle boe Lea Boy in solitaria e dietro c'è grande battaglia con l'ungherese Somenek Onon, che sembra non reggere al confronto Pozzobon Grandjean. Italiana quindi lanciata verso una medaglia, da capire quale. Ultimi 20 metri per Lea Boy
e poi sarà medaglia d'oro. Dietro si lotta per la medaglia d'argento per le altre due posizioni del podio. Tra queste tre c'è anche un'italiana ed è Barbara Pozzo Bonna. Tocca la piastra Lea Boy, campionessa d'Europa 2021, Germania, che porta a casa il primo oro di questo europeo. Non lo porta Velbrock, lo porta Lea Boy. Primo oro per la Francia con la gara maschile, primo oro per la Germania per la gara femminile, e adesso Pozzo Bonna Grangeon, sprint furioso tra le due. Sprint furioso per l'argento, entrano nelle boe anche Pozzo Bonna e Grangeon. È in vantaggio leggermente la Pozzo Bonna, cerca di rientrare la Somenek Onon per lottare per il podio, ma è destinata alla medaglia di legno pure lei. Adesso è una lotta spalla a spalla tra la Grangeon e la Pozzo Bonna. Adesso la Grangeon raggiunge la Pozzo Bonna, è una situazione da photo finish al momento. Mancano 10 metri, Grangeon, Pozzo Bonna. No, ce la fa la Grangeon a toccare la piastra prima della Pozzo Bonna, ma arriva un'altra medaglia per l'Italia, medaglia d'argento nella 25 km maschile per Matteo Furlan, medaglia di bronzo nella 25 km femminile per Barbara Pozzo Bonna. Cerimonia di premiazione della 25 km di fondo, gara maschile, Kirill Abrosimov, Russia, medaglia di bronzo, uno splendido Matteo Furlan, medaglia d'argento, e Axel Raymond, che è andato meritatamente a vincere il titolo europeo, il suo terzo titolo europeo in carriera per l'Italia. Un'altra medaglia d'argento con Matteo Furlan. Andiamo a sentire l'inno francese. Axel Raymond, francese, medaglia d'oro nella 25 km di fondo qui agli europei di Budapest, con uno splendido Matteo Furlan per l'Italia, medaglia d'argento. Chiude il podio Kirill Abrosimov con la medaglia di bronzo. Momento della premiazione anche per la gara femminile, per la 25 km di fondo al femminile. Anche qui c'è l'Italia sul podio ed è il bronzo per Barbara Pozzo Bonna. In totale sono 8 le medaglie per gli azzurri in questo europeo 2021 da Lupa Lake: 3 ori, 2 argenti, 3 bronzi a medaglia in ogni gara. Italia, azzurri del fondo. Italia che vince anche il concorso per nazioni, frutto ovviamente dell'individualità delle punte, ma anche di questi atleti venuti qua con aspettative diverse, come Barbara Pozzo Bonna, che invece si tolgono soddisfazione di una preziosissima medaglia in chiusura sulla 25 km. L'allieva di Barbara Bertelli porta a casa un successo suo personale importantissimo e di prestigio. Medaglia d'argento per la francese Lara Grangeon e la campionessa d'Europa, con una gara dominata soprattutto nella seconda parte,
Lea Boy per la Germania, eccola qui, mettersi la medaglia d'oro al collo. E adesso andiamo a sentire l'inno della Germania. Luca, questo europeo del fondo qui a Budapest, qui da Lupa Lake, con 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi per l'Italia, meglio di così davvero non si poteva immaginare questo europeo. Una prestazione regale nel suo insieme di tutto il team, la scoperta, la sbocciatura, ci si augura definitiva, di Paltrinieri come leader del movimento non solo europeo ma mondiale, una grandissima Italia. Grazie, allora grazie a Elisabetta Caporale con Billy Chagger dalla Mix Zone, grazie a Massimiliano Mascolo al coordinamento, da Lupa Lake è tutto e arrivederci.